quarta giornata di Serie A1, Knorr in bianco in casa, Arimo in blu in trasferta, record di ingresso per partita della Virtus, 117 milioni e 100 mila lire, squadre già in campo degli arbitri, le teste, con De Bella, Pinelli, Richardson, Bon Johnson, contro Albertassi, Zatti, Faito, McNeely, Bucci, il salto di McNeely contro Binelli, la palla che va fuori e viene assegnata alla Knorr. Bucci contro Coldebella, Zatti, Richardson, McNeely, Binelli, Paitol, Johnson, il rimbalzo di Binelli dopo l'errore di Richardson, il tiro di Binelli che non va, la palla fuori, rimessa Knorr, Paitol su Johnson, Albertassi su Bon. Errore di Coldebella, la prima palla ora per l'attacco dell'Armo, è un bel contropiede, fantastico, assist per McNeely, primo canestro del derby, firmato dal giocatore di colore della Fortitude. Coldebella. Bon. L'entrata di Bon, il rimbalzo di Richardson a canestro. 2-2. 5 tiri la Virtus con netta predominanza sul rimbalzo d'attacco, un canestro. L'errore di McNeely. La partenza di Coldebella. L'avversario. 4 Virtus, 2 Fortitude. La mossa di Coldebella, la più inattesa del derby. Sì, la più inattesa, stavo poi notando come Coldebella approfitti sistematicamente sul tiro, molto staccato da Zatti, forse un po' di scuderia, perché in effetti Zatti all'inizio della partita tende a tirare poco, tende a giocare per i compagni. Ultima notazione, McNeely è difeso da Johnson e quindi sul contropiede è in vantaggio direttamente McNeely, e questo è il motivo anche del mob prima molto bello di Zatti, Johnson molto attaccato. La rimessa per l'Arimo in zona d'attacco, Bon, Albertassi, Coldebella, Zatti, Binelli marca Faito, ma ora naturalmente ci sarà la difesa zona su questa situazione tattica. C'è un guasto all'apparecchio di 30 secondi. Sistemato. La zona che spinge l'Arimo verso il centrocampo, Masatti controlla la palla e la smista. Faito, Giacomo, la palla rubata da Coldebella, parte Michael Ray, a bersaglio Michael Ray, spingendo via Bucci al limite dello sfondamento, percussione di Richardson, parziale di 6-0 per la Knorr che comanda 6-2. Fallo di Bon, taglia la strada a Zatti. Arimo alla rimessa. Faitol. Non scarica Faitol, cincisca con la palla sul sandwich, però il fallo di Coldebella. Faitol però dovrà liberarsi meglio della palla. Ancora rimessa, sapete tutti che alla Knorr manca Bonamonti, mentre Zatti tira una bomba piuttosto infelice. L'assenza di Bonamonti toglie alla Knorr un prezioso riferimento, ma vedete con quale autorità Coldebella penetra nella difesa di Burro avversaria e realizza il suo quarto punto. Un'altra bomba di Zatti, un rimbalzo che Richardson lascia sfilare per poi salvare. Consolato di Vincenzo guarda la sua panchina, avvio di KO per l'Arimo, molto pimpante la Knorr.
Walter, l'azione precedente, quella di Coldebella, è analoga a un'entrata effettuata da Bruno Monti nel derby d'andata. Si vede che, guardando il filmato dell'incontro, Coldebella ha preso esempio da quel tipo di entrata improvvisa verticale che sorprese l'arbitro. Fallo attribuito a Pinelli su una bomba di Bucci che avrà dunque 3 tiri liberi. C'è anche da sottolineare come contro la zona 3-2 della Knoll la Fortitudo porti molto alto, come avete visto Pfeiffer. In quel momento scatta un flottaggio molto accentuato sul giocatore americano che deve liberarsi della palla immediatamente. In questo caso può essere efficace, altrimenti sono grossi problemi dopo per fare viaggiare la palla. Bucci, primo punto, ha interrotto il parziale rovinoso per la sua squadra. Ricondotta ora sull'8-4, il parziale era stato di 8-0 per la Knorr, spinta dai motori Coldebella e Richardson. Fallo di Bucci su Binelli, scambio di palli rispetto alla precedente, piuttosto inconsueto che questi giocatori si affrontino, ma sul taglio di Binelli Bucci è intervenuto in anticipo come che da punto fallo. Coldebella cerca la palla dopo l'entrata sbagliata, parte Chris, va a sfondare su Binelli. Entrata cieca di McNeely, Binelli lo ha atteso stoicamente al centro dell'area, si è fatto travolgere tranquillamente. McNeely ha sfondato, punteggio che rimane su 8-4, grande frazione del pubblico bianco-nero. Richardson contro Zatti, fallo di Albertazzi su Johnson che aveva preso il rimbalzo dopo l'entrata di Richardson. Due problemi per l'arrivo, la difesa sulle entrate e i rimbalzi. Esatto, la difesa sulle entrate, poi perché? Perché soprattutto Richardson è veramente bruciante il difensore, e perché chi difende su Coldebella, cioè Bucci, è poco abituato a difendere su un playmaker, quindi credo che queste marature Vincenzo dovrebbe rivederle, le ha già riviste. La seconda cosa è la conseguenza della prima, cioè l'aiuto dei lunghi dell'Armo che ovviamente lasciano scoperto l'attaccante virtusino che marcano, può conquistare il rimbalzo e quindi, come nel caso precedente, Clemon Johnson. Importantissimo, in questo momento c'è una zona 1-3-1, importantissimo lo sfondamento di Binelli e anche un'altra cosa, la reattività di tutti e 10 giocatori, sono molto svegli, quindi in buon stato di forma e penso assisteremo a un grosso incontro. Ha segnato McNeely, siamo 9-6 per la Virtus. Si è ripresa l'Arimo dopo il colpo duro subito poco fa, si è rimessa soprattutto a segnare. Clemo molto alto, Richardson contro Zatti. Una spinta di Feitel a Johnson che ha ricevuto nel cuore dell'area. Fallo a Feitel. Va la rimessa Richardson, 5 minuti e 20 giocati, non si è segnato molto, 9-6, la Knorr ha segnato soprattutto in entrata. Michael Ray cerca la bomba, non va, buon contropiede Arimo, Albertazzi va a concludere. È un gran contropiede, già secondo effettuato, è importante questo perché la Knorr contropiedi non ne subisce tanti, ne subiti molti a Varese, se i lunghi sono lenti a rientrare, Coldebella copre poco il contropiede, l'Arimo può sfruttare quest'arma. Ha mantenuto i marcamenti Vincenzo, quindi sempre Bucci su Coldebella e sempre Zatti su Richardson. Bonda due punti, primo canestro per lui, anche Bon interrompe un momento difficile della sua squadra, con un parziale 6-1 a favore dell'Arimo, ora 11 Knorr, 8 Arimo. McNeely per Albertazzi, Feitel contro Binelli, tira Feitel sull'anello appoggiandosi allo specchio, Feitel primo canestro 11-10. La Knorr si gioca oggi un importante
posizione in classifica dovesse vincere sarebbe sicuramente terza. Larimo viceversa è già ai playout. L'errore di Johnson dopo essersi liberato bene. Albertazzi che finta il passaggio, poi tira la bomba, non va. Richardson ha l'iniziativa sul rimbalzo conquistato. Sbatti gli taglia la strada, interpretazione fiscale degli arbitri. Vorrei ricordare che Albertazzi è al 50% nelle bombe, 48 su 96. Miglior tiratore aereo, ma ancora meglio di Bucci da tre. Da ripetere la rimessa, Bon con la palla, cerca di passare. Chris gli ruba bene la palla, va in contropiede, scarica per Bucci e Bucci va a segnare. Sorpasso Arimo, 12 a 11. Arimo che ora difende meglio e tiene la Virtus lontana da canestro, chiude meglio le entrate che erano state la sua iniziale sofferenza. Binelli a rimbalzo d'attacco imperioso, conclude col semigancio dopo l'errore di Bond. 0 su 3 la Knorr delle bombe, 0 su 3 anche l'Arimo. Segna McNeely ed è il sesto punto, molto sveglio McNeely, 3 su 4 al tiro. Coldebella, un fallo pescato da destra al centro dell'area e di Zatti su Richardson per impedirgli di ricevere. Ma Mauro mantiene il marcamento di Zatti e io posso anche pensare che sia perché ha un buon sostituto nel settore che è Angeli, mentre magari sacrificando adesso si è Albertazzi, sacrificando Albertazzi su Richardson potrebbe pagarlo. Carica Richardson su Binelli che conclude da un metro. Zatti riprova la bomba, la prima bomba della partita. La firma Zatti ed è il più due per l'Arimo, 17 a 15. Giusto, ha scelto bene. No, c'è sempre Zatti su Richardson, quello precedente era un cambio provvisorio. Clemon. Tiraccio di Clemon, due uomini a rimbalzo per l'Arimo che domina ora meglio i tabelloni. Fight con l'Albertazzi. Zatti con la palla. Rischia i 30 secondi l'Arimo. Sbaglia Zatti, ma c'è la bomba per Bucci che non sbaglia. Zatti ha completato un'azione al 30° secondo, poi ha scappeggiato la palla Johnson e Bucci ha fatto 3 punti. Time out per Messina che vede la Knorr dopo un buon avvio disperdersi, sfilacciarsi. Vantaggio sul tabellone, 5 punti, 20 a 15. Massimo vantaggio bianco-blu, mentre la Knorr ne ha avuto 6 nelle battute iniziali, 8 a 2. Nella Knorr hanno segnato tutti gli uomini del quintetto, così quelli dell'Arimo. 4 punti a testa, Coldebella, Richardson, Binelli, 2 Bon, 1 Johnson, 7 Bucci, 6 McNeely, 3 Zatti, 2 Albertazzi e Faito. Fuori Johnson, dentro Gallinari per la Knorr. Zatti sta giocando una partita veramente ottima, anche perché sta dirigendo le manovre offensive con buon di Vincenzo. Gli schemi d'attacco dell'Arimo sono molto fluidi. Questo è un buon tiro, un po' passato ma sempre buono, parte di Fetole, e c'è un McNeely reattivissimo. Quindi potrebbe che Messina a questo punto cambi difesa, cioè passi magari una difesa a uomo, a zona, scusate, oppure inserendo magari come sta per fare Silvestre, rinforzi con l'uscita di Bon
e di conseguenza abbia più peso con Gallinari e Silvestro in campo. 7 punti di vantaggio per l'Arimo, sono il massimo vantaggio della partita per la formazione di Vincenzo, che ora sta giocando con molta attenzione tattica, ha chiuso i corridoi in difesa e costringe la Virtus a un super lavoro perimetrale. La palla sfugge a McNeely, la Knorr aspetta ancora di infilare la prima bomba e Zatti sta lavorando molto bene su Richardson. Silvester, tiro corto di Silvester, Zatti conduce, George, la bomba sul ferro, il rimbalzo di Silvester. L'uomo della Fortitudo tra l'altro si adegua con dei cambi sulle rimesse laterali, in effetti come precedentemente c'è stato un cambio, Zatti ha mollato Richardson lasciandolo ad Albertazzi, ma solo sulle rimesse. Rimbalzo d'attacco ancora Gallinari, ma ancora una bomba sbagliata da Richardson. 3 per Michael Ray, che va a bersaglio ora da 2, ancora una volta dando punti importanti alla squadra che era scivolata sotto di 7. Zona press 1-2, 1-1, 1-3-1, la fa Messina quando entra Gallinari e con Silvestre è ancora più forte. Vediamo come l'attacca l'Almo. Molto bene con Bucci che tira la bomba a bersaglio, Almo che gioca come un orologio, momento molto bello della formazione di Vincenzo che è distesa, non sente evidentemente grande pressione psicologica e svolge i suoi temi con maggior limpidezza rispetto a una Knorr impacciata anche nella circolazione di palla. Richardson. Ha sbagliato Pinelli da un centimetro, palla fuori che viene assegnata all'Arimo. Time out per l'Arimo, nervosismo in campo, si è accesa una scaramuccia. Che tipo di media viaggia la sua squadra, soprattutto nei primi tempi come difesa, e soprattutto è molto negativa la Knorr in attacco, perché 17 punti in 11 minuti sono veramente una miseria, tenendo conto anche che i tiri effettuati sono stati tiri sporchi, non c'è stata linearità nel gioco. Quindi questo vantaggio per l'Almo è ampiamente meritato e frutto soprattutto di una maggiore freschezza fisica e psicologica. C'è un fallo intenzionale a Richardson su Feitel. Momento di nervosismo per Richardson che viene richiamato in panchina. Allora un po' di statistiche basse, 10 punti Giorgio Bucci, 1 su 1 da 2 punti, 2 su 3 nelle bombe, 2 su 3 nei tiri liberi, 8 punti per McNeely, 4 su 6 2 punti e ben 5 rimbalzi a suo favore. Abbiamo anche 4 rimbalzi per Dave Feitel, mentre per la Knorr Coldebella 4 punti, 2 su 4 da 2, Binelli 4 punti, 2 su 5 da 2. Abbiamo un tentativo nelle bombe da parte di Coldebella, 1 di di Bon e 3 di Richardson, per un totale di 0 su 5 nel tiro di 3. Vediamo quanto costa l'intenzionale di Richardson, praticamente a palla morta, ha già 2 punti di Albertazzi. Vediamo lo sviluppo dell'azione dell'Arimo. Albertazzi assegno Feitel, non sbaglia niente l'Arimo e punisce la Knorr ancora, più 12 Arimo, entra in zona paura ora la Knorr perché in questa partita non riesce davvero a fare ciò che vorrebbe. Cerca la replica Clemon Johnson ma non va, 0 su 3 in azione Johnson.
Arimo molto tranquilla, sotto ritmo come predilige, molto geometrica nello sviluppo dei giochi d'attacco e decisamente più ispirata. Silvestri contro Bucci, due oriundi storici del campionato italiano. Fuori Silvester, dentro Richardson, e pronto Binelli sulla sedia del campo. Dopo i primi 2-3 minuti, quando sottolineavamo come la Almo fosse in difficoltà nei battiti difensivi, non era più presa la Knorr in attacco, e questa è una zona 2-3, l'ultimo tentativo penso prima di una mista eventuale da parte di Ettore Messina, zona 2-3. Stoppato Faitol da Johnson, fallo, Johnson ha colpito Faitol disturbandolo col corpo. Fuori Gallinari, dentro Binelli, si riaffida al quintetto base Messina e vedremo se saprà ricavarne qualcosa di più. La Knorr ha segnato 9 punti in 10 minuti e naturalmente questo è la cosa che la penalizza maggiormente. Faitol 4 punti fin qui, McNeely 8, Bucci 10. Quinto punto di Dave, 17 Knorr, 30 Arimo. Chiusa molto bene la difesa su Richardson. Bon, la bomba di Bon a bersaglio, è la prima soluzione da 3 punti per la Knorr. Ha cambiato difesa, è passato ancora alla zona 3-2. Vai a Faitol, recupera Johnson. Richardson. Angeli contro Richardson. Cerca una soluzione forzata Richardson. Ora galoppa il contropiede dell'Armo. Bella finta di Bucci. E bel rimbalzo di Chris che trasforma. Una Knorr molto torpida nei rientri difensivi, molto lenta, non riesce a controllare le accelerazioni dell'Arimo. Coldebella. Fallo di Angeli su Coldebella. E doppio cambio per Di Vincenzo. Fuori Angeli per Zatti. Fuori Bucci per Dall'Amore. Dall'Amore a fallo, si dispera Di Vincenzo, tieni alte le mani e non fare falli inutili per tagliare la squadra. L'ottavo fallo costa un tiro libero per Coldevella. La Knorr ha tirato solo 2 liberi fin qui, anche questo è indice di modestissima pericolosità. È molto ben disposta la difesa dell'Almo, conosce a perfezione i giochi della Knorr e noi lo sottolineavamo ieri nella nostra previsione sulla partita come Coldevella abusi a tratti del palleggio. E sembra che la difesa dell'Armo ne approfitti, perché anche nel caso precedente c'è stato un raddoppio di marcamento su di lui, quindi la Knorr dovrebbe far viaggiare di più la palla col passaggio da un lato all'altro del campo. McNeely, Albertazzi, Zatti, Dall'Amore esita, tira invece Albertazzi. C'è un fallo di Faitol che pretende di aver ragione, ha spinto via Pinelli molto vistosamente. Fallo di Faitol in attacco, il secondo, Binelli va in lunetta. La Knorr finora 2 su 4 alla riga del tiro libero, Arimo 5 su 7. Attribuito il libero a Coldebella. Ci sembrava Binelli francamente in azione di rimbalzo. Coldebella fa il suo sesto punto.
convalidato il canestro di Richardson per la stoppata irregolare di McNeil. Si arrabbia Chris, che aveva compiuto una notevole prodezza atletica. Richardson lucra due punti in questo modo, il suo ottavo punto, 4 su 11 al tiro, 4 su 10, con molti errori da fuori. Errore di Dall'Amore da 3 punti, rimbalzo di Binelli. De Bella. Quello è il settore, Walter, dal quale tirano meglio i giocatori della Fortitude oggi. Più o meno quello è un settore difensivo che la CNO lascia scoperto, dove tirava prima buccia attraverso Dall'Amore. Palla vagante catturata da Johnson, conclude col De Bella. Time out per Di Vincenzo. La CNOR si rimette in sella, è stata sotto anche di 13 punti. È stata soprattutto una reazione agonistica con i rimbalzi d'attacco. La CNOR è tornata in galla, per ora la lucidità del gioco è vistosamente latitante. È una CNOR insolita, perché di solito trova energie, linfa, spinta dalla difesa per produrre punti in attacco. Invece quella bomba di Bon precedente è stata quella che ha dato un po' di sveglia alla difesa, che è diventata più aggressiva, più convinta, più grintosa. Quindi stranamente, nel momento in cui andava male in attacco e anche in difesa, non è come nelle partite precedenti che ha ricucito con la difesa, ma ha ricucito attraverso questa bomba di Bon che ha dato fiducia. Diciamo anche che la sosta di Bucci in panchina ha nuociuto all'Arimo. Dall'Amore è giovane e promettente, ma Giorgio è tutto precoce. Ora Bucci è rientrato al posto di Albertazzi. Bucci aveva 10 punti fin qui. Segna Chris McNeely da centro area, 12 punti di McNeely, che ha 6 su 8 al tiro ed è l'uomo derby fino a questo momento per l'Arimo assieme a Bucci. Tra l'altro, sostituendo in quella posizione Fettel, se ricordate prima era Fettel che giocava in lunetta, adesso hanno piazzato McNeely, che è molto più pericoloso perché è più felino, quindi può avvicinarsi al canestro più facilmente di Fettel, è meno passatore. Vediamo se McNeely manterrà la posizione alta o no. Palla per l'Arimo dopo la bomba sbagliata da Coldebella, e Fettel in lunetta. L'Arimo circola la palla fuori, bravo Zatti per cercare Fettel, questi non lo tradisce, buonissima circolazione, l'Arimo respinge la CNOR che era arrivata a meno 6 e la ricaccia a più 10, meno 10 naturalmente. Altro tiro deviato a Richardson, fa canestro anche quando la palla non va dentro. Palla che Richardson riesce a farsi attribuire, decimo punto per lui. Dall'Amore a Zatti, Fettel in aiuto alle guardie, Bucci. La zona un po' la prodo, a questo punto non sappiamo quanto potrà continuare Messina a tenerla. L'Arimo gira molto bene la palla e colpisce dalle zone libere con Fettel. È debolissima sulla linea del tiro libero la difesa della CNOR, non ci sono stati ancora adeguamenti su questa posizione ed è tremendamente facile fare canestro, perché lo sanno tutti, il tiro libero è una posizione dalla quale ogni giocatore si allena e deve tirare in partita, quindi è svantaggioso giocare Fettel o McNeely liberi lì per un tiro. Uomo per la CNOR, ma c'è un bel servizio sotto canestro per Bucci e il secondo fallo di Bon. Time out per Messina, 3-0-7 da giocare, 38 Arimo, 30 CNOR. Si riprenderà coi tiri liberi per Bucci. Intanto vi diciamo che Richardson ha segnato 10 punti, col De Bella 8, Bon 7, Pinelli 4, Johnson 1, 10 Bucci, 4 Albertazzi, 12 McNeely, 9 Fightol, 3 Zatti. Di Vincenzo ha utilizzato 7 giocatori impiegati anche da Messina, che ora tornerà a schierare Gallinari.
stavamo conversando con Scandellari, allenatore qui presente in tribuna con noi, su questo attacco molto efficace dell'Arimo contro la difesa zona della Knoll, e pensandoci bene penso che sia il miglior attacco finora che abbiamo visto contro questa 3-2 di Messina, che aveva stregato avversari di genere in campo nazionale e internazionale. Quindi buonissimo attacco alla zona da parte dell'Arimo. Bucci Lunetta aveva ricevuto l'assist dall'angolo da parte di Faitol, può eseguire ora la sua doppietta. 11 per Bucci, anche due bombe. L'Arimo ne ha infilate tre fino a questo momento, la Knoll solo una. Valter, quanto pesa fino a questo momento della partita, in questo primo tempo, sempre di Brunamonti? Ma direi molto, perché Messina avrebbe già cambiato qualcosa a centrocampo e non si fida molto di Silvestre, evidentemente, che ha provato poco fa. La palla di Bonzi arrampica dentro il canestro, vale tre punti. Questo tiro sembrava corto, dicevamo Silvestre non ha riscosso molto fiducia da parte del corso, e quindi vanno avanti Richardson e Coldebella, e indubbiamente Brunamonti sarebbe servito. In condizioni di vantaggio probabilmente Messina avrebbe utilizzato qualche minuto di recupero, ma dovendo inseguire. Nel frattempo la Knoll è tornata con la difesa uomo. McNeese sbaglia un tiro libero prezioso, ovviamente l'Arimo ci terrebbe andare negli spogliatoi con un po' di questo margine che ha accumulato. Tassin di Johnson è il suo primo canestro, ancora le entrate di Richardson risultano decisive per scardinare una difesa molto ben tirata. Nora meno 5. Gallinari, fallo su Faito, cercando l'anticipo, 1 più 1 per Deschot. Faito era stato molto negativo nel derby d'andata, sta giocando invece molto bene questa sera, senza disperdere tiri ed energie, colpendo nella situazione tattica ideale, cioè quando è libero, a 4 su 5 fin qui al tiro, 1 su 2 dalla lunetta. Zaffio dovrebbe prendere qualche iniziativa in più, delle volte troppo dedito alla regia, all'organizzazione. La squadra oggi è molto equilibrata, gioca bene, non forza i tiri. Faito lo vedo molto tranquillo, uguale. Quindi Giacomo a questo punto dovrebbe prendere qualche iniziativa in più, qualche tiro lo dovrebbe fare. Faito la 1 più 1. Non va, parte come una scheggia Richardson. Carica per Bon e c'è il fallo di Dalla Mora su Bon. Due errori di 1 più 1 stanno portando chiari all'Arimo, prima McNeely, poi Faitol. Bon va in lunetta, avrà due libri, è partito come un proiettile Richardson sulla precedente palla recuperata. I canestri di Bon stanno dando ossigeno alla Knoll, Bon miglior marcatore, anche miglior percentuale, 4 su 6 in azione e 2 su 2 dalla lunetta. Fuori Bon, dentro Binelli, ci sentiamo modestamente di sentire, 2 minuti all'intervallo, Bon un buonissimo momento con la mano, richiamato da Messina. Fallo a Gallinari, altro 1 più 1. Vediamo se Bucci sarà più freddo dei suoi colleghi. Intanto Gallinari è salito a 3. Messina gioca con tre lunghi, è una situazione di gioco che si è già verificata qualche altra volta e chiaramente Gallinari viene destinato a difendere su un piccolo. In questo caso è stato affidato Bucci. Sarebbe forse più adatto a marcare Albertazzi, ma questo non significa nulla, perché tra l'altro sulla panchina dei cambi vediamo già Silvestre, quindi probabilmente verrà riproposto il quintetto con tre piccoli.
Bucci è arrivato a 14, ha dato il più 5 a Arimo. 37-42, un minuto e mezzo da giocare nel primo tempo. Binelli, Richardson. Via la palla. Palla dentro per Richardson che danza un po', torna ai blocchi, poi va a segnare. E non si può dire che Zazzi difenda male su di lui, gli sta rendendo la vita difficile, ma Richardson trova sempre un pertugio per arrivare a canestro. Questo poi il canestro che ha voluto lui, perché ha tenuto moltissimo la palla. Zazzi da tre, canestro molto importante. In un momento in cui la Virtus stava risalendo, Zazzi ha messo una bomba che la allontana a meno 6. Sesto punto di Zazzi, due bombe. Richardson tiene molto la palla. Fa lui e ha ragione. 14° punto. La corsia affida a Michael Ray. Ultima azione per l'Arimo che potrà tirare lo scadere. 4 punti di vantaggio. 45-41. Albertazzi. Si allontana McNeely, rimbalzo di Faitol, c'è un fallo, 8 secondi alla fine, Faitol in lunetta. Che azione difensiva, ragazzi, sono volati i gomiti da tutte le parti, eh. Attacco, difesa, gomiti in continuo mulinare. Fuori Gallo, dentro Sylvester. Secondi da giocare, 4 punti di vantaggio per l'Arimo che ne aveva avuti 13 al 12°, 30-17 nel momento peggiore della Knorr. Faitola 1-1. Sbaglia, ma c'è stata anche invasione. La Knorr all'ultima palla. 5 secondi. 3. C'è un fallo a giudizio degli arbitri di Albertazzi. Fallo di Albertazzi su Clemon Johnson. Vediamo se è in tempo utile o no. Richardson ha sbagliato la bomba. Johnson ha tentato la correzione. C'è stato il fallo di Albertazzi e a tempo scaduto la Knorr avrà 1-1 con Johnson. Mentre ci sono polemiche, Sarti si avvicina al tavolo a protestare energicamente. Fa il punto Johnson, l'Arimo ha sprecato qualcosa in finale di tempo. La Knorr chiude un primo tempo di dolori, tutto sommato non male. Meno 3 ore con l'opportunità di andare a meno 2 e di ricominciare nel secondo tempo quasi alla pari. A risentirci nel secondo tempo. Ora anche scavalcare questo secondo tempo. Canestro da 2 punti di Binelli, sesto punto per voi, 49 fortitudo, 45 verti. Albertazzi per Angeli, la Knorr ha messo Angeli dalla mora a centrocampo, l'Arimo e la Knorr al punto base. Angeli. Tiro corto di Faitol, forse la prima forzatura di Faitol in tutta la partita. Penetra Bond, poi Clemon Jones sbaglia una roba dell'altro mondo. Bond chiede la convalida del canestro. Erroraccio di Johnson.
dopo un canestro che poteva essere convalidato a Bon. A segno la bomba di Bon, che è il più vivo della Knorr, e riporta la Virtus a meno 1, quindicesimo punto di Bon, miglior marcatore della partita ora. Peitol, Albertassi, da tre anche Albertassi, bella replica, settimo punto per lui. Coldebella, Richardson, completamente imbambolato Johnson, commette fallo dopo aver perso la palla. Ma c'è anche da dire Walter che si è imbambolato, anche chi gli passa la palla deve pensare che non è in una buona giornata. E contro le difese a zona, questa 2-3 timo, è fondamentale scegliere anche i tiri giusti e gli uomini giusti. Quindi adesso Bon fa canestro, diamo la palla a Bon. Bomba di Angeli. E dopo l'exploit di Bon, la risposta dell'Arimo è stata addirittura raddoppiata. Prima una bomba di Albertassi, poi una di Angeli. Tira Bon in fretta, l'Arimo controlla il rimbalzo, in preda una pericolosa anarchia tattica, tira Feitol da libero sbagliando. Bon, Binelli, segna Binelli, ottavo punto per lui, 2-2 nella ripresa. La partita si è sciolta, prevalgono ora gli attacchi, le difese sono un po' saltate, ma è ancora l'Arimo a giocare meglio della Knorr, che tenta di organizzarsi ora con la difesa collettiva. Bravo Angeli, e fa gol, ancora una bomba per il piccolo Angeli, molto bravo. Tre bombe consecutive dell'Arimo che va a più 8. Sotto mano di Bon, bomba di Richard, primo tiro da tre di Richardson, che ha quota 17. È tornata a uomo la Knorr, alterna molto le difese. Fallo su McNeely di Richardson. Ha tre falli Richardson. McNeely va in lunetta. Fin qui un solo libero, McNeely, miglior rimbalzista della partita, già 9 rimbalzi, 7 su 10 al tiro. Brutto libero. Rinuncia a saltare l'Arimo, preferisce schierare la squadra. Baglia McNeely, due liberi, l'Arimo si è mangiata molti liberi nel primo tempo, soprattutto un più uno. Nuova bomba di Richardson. Punisce ancora Albertassi ed è il suo nono punto. L'Arimo ha 6 su 8 al tiro in questo avvio di ripresa. Albertassi è un giocatore fantastico, fa tutto, tira, prende rimbalzi, guida la difesa a zona in questo momento, è bravissimo perché è sempre pronto a uscire, vedete su Bon in questo momento, adegua la difesa, lo attacca quando avresti il palleggio. Albertassi è veramente un grande giocatore. Errore di Johnson. Ancora Angeli ed è un momento di grande transagonistica dell'Arimo, che gioca veramente sul velluto in paradiso. 7 su 9 al tiro l'Arimo, hanno sempre fatto canestro i giocatori di difesa.
posizione di Faitol. La Cor tenta di stare a galla, di tenere la ruota, ma è finita sotto di 9 punti. Soprattutto gioca in preda a una pericolosa anarchia tattica, giocatori che cercano la prima soluzione che viene in mente e viene meno proprio la qualità principale della squadra di Messina, la capacità di esprimersi coralmente, mentre in questo momento prevalgono le iniziative individuali. La difesa zona è molto condizionante per l'attacco, perché l'allenatore attraverso la difesa a uomo può controllare, chiamando determinati giochi, determinati schemi, le soluzioni finali. Contro la zona invece no, perché si impone uno schieramento ai giocatori e poi è il giocatore che sceglie quando tirare, a chi passare la palla, se darla dentro, se darla fuori. Ecco, questo tipo di finale, il tiraccio per esempio, ed è una scelta libera del giocatore. Quindi il controllo della squadra Messina non l'ha. Ancora una prodezza di Angeli, ma Binelli che tira da tre, francamente ci sembra nel cuore di una squadra nel pallone. Fallo di Dalla Mora, difesa dell'Arimo che sta spingendo la Knorr negli angoli dei campi, del campo. Adesso Binelli va in panchina e torna Gallinari. Allora Angeli 8 punti. Sono diventati 10, sì, scusami, 4 10. Su 4. Benissimo, 4 su 4, esatto, con due bombe. Poi abbiamo il 14 punti per Giorgio Bucci, 14 punti per Michili e 9 per Albertazzi, con 1 su 2 nelle bombe e 2 su 3 da 2 punti. Balza Richardson, tecnico a Bon. A rimbalzo d'attacco, Bon si becca il fallo tecnico più gratuito di questo mondo. Avrà subito fallo probabilmente, ma prendere un tecnico dopo che si è fatto canestro è veramente imperdonabile. Bon sale a 3 falli. Adesso se continua a protestare gli va pure peggio. Albertazzi segna il primo libero. Un solo libero per Albertazzi, l'Arimo continua a fare bene tutto, tranne i personali. Mentre Dalla Mora attacca Richardson con molta energia e Angeli è asfissiante su Codebella. Molto efficace la difesa sulla prima linea, la Knorr non riesce poi a rifornire i pivot. Clemo Johnson infila il suo primo canestro in sospensione, settimo punto. Che sale a meno 8, poco fa meno 11. Prova Dalla Mora da 3 e l'Arimo ha veramente grande sicurezza nelle proprie risorse, non sbaglia più nulla, le bombe anche coi giocatori cosiddetti gregari. Dalla Mora e Angeli è stata micidiale. È una grande difesa zona, se non viene data la palla al posto, in questo caso Gallinari, diventa molto forte perché è molto aperto sul perimetro. Tira male Bon in entrata, Angeli per Dalla Mora, tira bene la palla l'Arimo, ha una padronanza tattica della partita veramente esemplare, più 10 a 12 e 20 da giocare. Albertazzi, un altro colpo di Albertazzi e contro questo tiro a segno non vediamo via d'uscita per una Knorr, è stato confusionale. C'è una difesa, stavamo seguendo Di Vincenzo che protestava con l'arbitro, non capisco per quale motivo, è ancora lì a protestare. Ci deve essere stato qualche problema con i 30 secondi sicuramente o col tempo, perché è stato chiamato l'arbitro al tavolo. Comunque dicevamo che questa difesa praticamente è molto pressante sul perimetro e a questo punto le possibilità sono due: o avere un posto, un uomo sulla linea di tiro libero, in grado di ricevere il pallone, tirare o smistare a qualcuno sotto, oppure avere degli uomini che da fuori penetrano verticalmente per costringere la difesa a stare chiusa. La Knorr in questo momento non ha né l'uno né l'altro, perché nella zona alta del post gravita Gallinari,
che sapendo essere poco pericoloso, l'Arimo lascia abbastanza libero, anzi totalmente libero, e dà quindi molta più spinta sulle parti laterali. A questo punto per la Knoll diventa fondamentale, per battere questa difesa dell'Arimo, realizzare una difesa molto concreta a uomo e giocare molto di più in contropiede, quindi più contropiede della Knoll contro la zona dell'Arimo. Gallinari deve tirare. Esatto. Esce la sua conclusione. Fight on. Bertazzi, lunga tessitura di gioco. Nova Angeli, ma vuole prendere la fight, vuole la trasforma. L'Arimo a 11 su 14 al tiro nei primi 8 minuti e mezzo del secondo tempo. Vantaggio di 15 punti, impensabile svolta di un derby che sembrava un comodo pascolo per la Knoll. Hanno prevalso le virtù dell'Arimo, squadra che farà accendere mille rimpianti con questa prestazione. Segna Sylvester. Ma è un Arimo che qui al Palasport ha saputo battere tutte le grandi del campionato, e una prestazione così là in calendario può combinarla contro qualsiasi squadra. Questa sera sta propinando alla Virtus nel derby. Peito, che bravi, per McNeely, che segna e prende fallo. Tutto bene l'Arimo, Picam in questo momento sta giocando con maestria tattica esemplare, ed ora cambia dalla Mora, molto efficace in difesa, con Bucci. L'Arimo è stata esemplare, è stata capace di reggere a una difesa della Knoll tremenda, dove ci sono stati anche degli alzamenti poco corretti. Era una difesa di grandissima pressione, Richardson ha tentato un intercettamento, ebbene tutti hanno resistito con molta tranquillità passandosi bene la palla, un segno molto positivo. Fallo di Angeli sull'entrata di Richardson. Angeli ha tre falli. Non è allarmante il conto totale dell'Arimo, che ha tre falli in tutto nel secondo tempo. Situazione di passi di Binelli, ben raddoppiato dalla difesa. Ammonizione ufficiale. Binelli doveva lasciare la palla. 10-25 da giocare, Arimo più 15, massimo vantaggio in una partita importante solo per la Knoll, per il suo inseguimento ai primi tre posti della classifica. Zona 1-3-1 per la Knoll. Fuori la bomba di Albertazzi. Segna Sylvester, il suo quarto punto. È l'unico che ha capito che bisogna tirare da fuori abbastanza velocemente. Bucci. Paitol. Angeli. Fuori la bomba, il rimbalzo è di Paitol. Il fallo di Gallinari, attenzione, calcioni, adesso scoppia la rissa. E interviene Richardson a fermare il fratello nero McNeely e poi tutti i giocatori in campo. Abbiamo visto abbastanza bene lo sviluppo della situazione. Feitel è andato da Gallinari a dirgli qualcosa, Gallinari ha colpito con un calcio da terra, poi McNeely è andato a dare a sua volta un calcio a Gallinari. Sono arrivati tutti a dividere, per fortuna, i contendenti. Sì.
Johnson in campo dopo la ripresa del gioco. Palla per Larimo. Angeli. Rinuncia ai tiri Angeli. Carica per Bucci. Si regge in un palletto difficoltoso. Aitol. Angeli. Ruba palla a Silvestre, apre per Coldebella e va a segnare Richardson, 21esimo punto. Donna presto 3-1 con un tiraccio di Angeli, assurdo, di Vincenzo. Angeli, ora Angeli andrà in panchina. E c'è anche un time out di Vincenzo. Ha finito lo sprint, ma è stato fondamentale per staccare gli avversari. Baglia Richardson, potrebbe essere la bomba che riapriva tutto, invece l'Arimo è avanti di 11 con la palla. Aitor sotto, va a sbagliare il tap-in di McNeely col fallo. Cinque falli Gallinari, Messina avrebbe voluto cambiarlo, lo perde invece definitivamente. Gallinari finisce la partita, 0 punti, 0 su 2 al tiro, un'efficacia difensiva meno forte del consueto. Mentre il gioco riprenderà con McNeely in lunetta, McNeely che ha 0 su 4 nei liberi, ha giocato una partita eccellente, 8 su 11 al tiro. E attenti col De Bella sul profilo della personalità, deve prendere per mano la squadra, prendersi le responsabilità, tirare, cercare di andare il contropiede, svegliare un po' i suoi. E anche Sugar, le sue responsabilità se le prese, però non è in grado di esaltare come ha fatto spesso i compagni. Pinelli è abbastanza solo e se non c'è Silvestre che inventa qualche cosa, credo che con 11 punti di vantaggio l'Arimo possa tranquillamente ancora giocare in attacco gli ultimi 8 minuti. Palla Arimo. Cesatti in regia ora. Cerca il cuore dell'area. Python sbaglia. Lotta per il rimbalzo. Fallo a Coldebella. Walter, un dato importante. 5 giocatori dell'Arimo in doppia cifra. Arimo, Angeli 10 punti, Bucci 14, McNeely 16, Albertazzi 12 e Feitel 11, mentre sulla Knorr abbiamo solo 21 di Richardson e 15 di Bond. Poi troviamo 8 punti Binelli e Coldebella. McNeely stoppa Richardson, protesta la Knorr, sembrava che fosse un buono anche a noi, ma non l'hanno vista così. Ora l'Arimo deve solo mantenere calma, affidarsi ai marpioni. McNeely più forte di Johnson, ancora rimbalzo, Johnson veramente non c'è questa sera. Sette minuti alla fine. Più 14 con la terza bomba di Zatti e a questo punto non scommetteremo molto sulla Knorr perché l'Arimo può sbandare come ha fatto negli ultimi minuti, ma la Knorr non ha energie per risalire in groppa alla partita. L'Arimo sfrutta con questa zona l'inefficacia nel tiro generale da parte della Knorr e dobbiamo andare indietro nel tempo. Esattamente quando giocava Brunamonti, ebbene, la coppia Brunamonti e Richardson insieme realizzava oltre il 50% dei punti della squadra e le zone avversarie in quel momento non potevano giocare tanto contro una squadra che aveva due guardie così produttive e un'ala
che approfittava della pericolosità del duo delle guardie per tirare da fermo e realizzare. Oggi l'Arimo è stata disposta in campo tatticamente alla perfezione da Mauro Di Vincenzo, che ha saputo sfruttare, dopo il periodo iniziale giocato a uomo, questa manchevolezza della squadra bolognese che è in cattiva giornata di tiro. Questo è un dato di fatto che deve fare riflettere, perché i playoff si stanno avvicinando e diventa sempre più importante la presenza di Bruno Monti. Bene, le salva la palla in qualche modo, intanto l'Armo è arrivata al massimo vantaggio. Sbaglia Silvester, canestro chiuso a chiave ormai per la Knoc, che sbaglia anche i tiri liberi. Rimbalzo di Faitol, è sparita letteralmente la Knoc sotto i tabelloni, presa senza condizioni questo finale, meno 16, mentre Richardson sale a 4 falli e Coldebella torna in campo sostituendo Silvestri. Clayton in lunetta, anche lui nei liberi non ci ha azzeccato molto, 1 su 4 fin qui. La Knorr aveva alimentato una speranza nel finale del primo tempo quando è riuscita a aggrapparsi a uno svantaggio di 2 punti che era bugiardo rispetto ai valori espressi in campo dalle due squadre. Nella ripresa è stata nuovamente spazzata via da 8 minuti perfetti dell'Arimo, minuti perfetti sia in difesa che in attacco. Sbaglia ancora Richardson da 3. Scivola la palla Binelli, cerca Bon. Esce la conclusione rovesciata, cerca le cose difficili, la Knorr. Adesso va in entrata Zatti e con le belle costretta al fallo. Zaga l'Arimbo, è una Knorr veramente irriconoscibile, probabilmente la peggiore dell'anno, una squadra che farà fatica a superare i 70 punti, che ha avuto una linea di rendimento in attacco molto discontinua, nessuno che ha saputo fare canestro con continuità e che ha subito la difesa molto energica e molto intelligente dell'Arimo. Festa per 300 sulle gradinate, i tifosi dell'Arimo salutano beffardamente gli abbonati della Knoc che lasciano il Palazzo dello Sport, ora delusi dal risultato, si associa qualche tifoso della Knorr per questa resa del pubblico che se ne va. Urla forza Knorr, la curva bianconera, ma un distacco di 18 punti, veramente era un pronostico impossibile da azzeccare alla vigilia. L'Almo si sta preparando per i play-out, se gioca in questo modo non ce n'è per nessuno. È una squadra in perfetto stato. C'è anche una domanda, un interrogativo, eventualmente si potrebbe analizzare con più calma, è quello di un eventuale rallentamento della preparazione della Knorr, ma credo che questo non sia tanto vero, ecco, forse la Knorr non ha rallentato la preparazione atletica perché occorre ancora, in teoria, occorrerà per un primo posto in classifica. Quindi una Knorr che si sente dalla sede di Bonamonti in maniera più allarmante, lo ripeto, è una Knorr che deve assolutamente ritrovare il suo regista nel pieno delle condizioni. Rimessa Knorr, è inchiodata 63 da 4 minuti la Knorr, vediamo se qualcuno riesce a far canestro, non Richardson con questa bomba, si batte Richardson come un leone anche malgrado le sue percentuali ormai annacquatissime. 10 su 25 Richardson, mentre Coldebella offre il primo tiro del secondo tempo. In questo c'è la resa di un giocatore che ricordiamo ha 22 anni, che può proporre partite di grande leadership come quella nell'Animals, ma altre modeste come quella di stasera, come è stata quella di Firenze, non può insomma improvvisarsi Bruno Monti, anche se ha talento e numeri per poter augurabilmente ripercorrere nei passi di carriera. Il gancio di McNeely va a bersaglio,
tecnici, 18 punti e anche 13 rimbalzi, il giocatore che i tifosi dell'Arimo ricorderanno a Forlì, a Reggio Emilia, letteralmente allucinante in questa sua assenza di rendimento. Questa sera è ritornato un signor giocatore di A1, ma forse la sua lunga parentesi negativa ha segnato il campionato d'Arimo. Fallo di Binelli che si è spostato sull'entrata di Dall'Amore. Tre falli Binelli. La pressione sul campo delle guardie forse è stata la chiave del match con questo ritorno a zona. L'avevamo detto, lo diceva anche Di Vincenzo, ed è abbastanza scontato, non ha cambi in questo settore. E far occupare in parte Richardson dell'incarico della regia o del portare palla lo distrae da situazioni di tiro di apporto di pivot. Quindi la scelta tattica della D'Arimo è stata perfetta, ma direi che è stata perfetta tutta la squadra. A questo punto io non saprei dire che ha giocato meglio di altri, perché ha giocato bene veramente tutti. La schiacciata di Johnson non rimedia tanti peccati del pivot questa sera. 3 su 11 al tiro, Johnson, uno che solitamente tira da 2 metri, è una pagella veramente deprimente. Nora meno 15, 3:40 da giocare, impietrito davanti alla panchina Messina. La strada per il piazzamento nei primi 4 è ancora lunga e passa, ahimè, per Pesaro, dove la Scavolini non avrà nulla da regalare. Vede con Bon, fallo di McNeely. E c'è la Mola che ha giocato una grossissima partita. Partita di grande energia difensiva della Mora su Richardson. E molta fedezza anche nel tiro, nel controllo della palla. Molte volte era sotto pressione, eppure la palla ha controllata molto bene. Tra l'altro teniamo conto che tutti i giocatori sono sudati e il controllo del pallone diventa più difficile col passare del tempo della stagione. 17 punti di Bon, che però solo 1 su 7 nel secondo tempo, è andato fuori di testa anche un paio di volte piuttosto pericolose. La Knorr aveva sfiorato il baratro dei 20 punti, un passivo pesante anche psicologicamente, ora meno 13. Ma l'entrata di Stati frutta altri 2 punti, 86 a 71, all'andata vinse la Knorr di 10, 77-67, ma siamo ovviamente a precisazioni puramente cronistiche. Dopo l'errore di Coldebella riparte Zappi. Bucci vince un derby così e sapere che non conta niente è doppiamente beffardo per l'Arimo, ovviamente c'è grande soddisfazione, ma sulla classifica questo derby non pesa e, ripeto, sono tanti i rimpianti per una stagione probabilmente sprecata male. Buona sbagliata anche la schiacciata, ora Albertazzi tiro da 3. Fallo di Albertazzi su Richardson, 2:04 da giocare, 86-71. Ottimo arbitraggio. Ottimo arbitraggio, un arbitraggio che ha consentito di giocare con energia alle difese. Ora Bucci e Richardson si danno un altro colpetto duro. Mike Ray trova il rimbalzo e cerca di trasformare. È il quarto fallo di Albertazzi. Richardson continua a battersi, ma decisamente con risultati modesti. La Knorr ha tirato i primi liberi della ripresa poco fa con Bon, ora con Richardson. Anche questo dice che nell'area avversaria non ha messo becco ed è stata pochissimo pericolosa. Messina è molto pensieroso e
ha sicuramente dei problemi, perché penso che stia pensando già a come deve comportarsi dopo la partita e quello che deve fare eventualmente nei prossimi giorni, perché a Scavolini in anticipo televisivo, se non ero sabato, è un'avversaria tremenda. Poi ci saranno quei speriamo, se la Cronova entra nel primo quarto, quei turni di riposo dei quarti che potranno consentirgli di riprendere un po' fiato. La Scavolini è prima in campionato con questa sconfitta della CNOR, consolida questo suo primato. Bucci arriva a 18 punti personali, Darimo a più 16. Richardson imbeccato sotto da un assist, segna il più malinconico dei canestri, 88 a 74. Faitol, Zatti, Bucci in palleggio, non va Bucci, apre ancora Binelli, Richardson ancora bersaglio, 50 secondi, 12 punti per le due squadre, Caramucce del tipo, Bucci si avvia a bersaglio, poi colpisce la palla col piede, Lari ormai non pensa più alla partita, l'ha vinta meritatamente, disperde qualche palla, ma anche Bond francamente ci sembra un po' con la testa nelle nuvole. Bucci protegge bene la palla segnando il suo 20° punto, ultima azione della partita, gol di Bella. Assegno Codebella, ormai non si difende più, si guarda a giocare. Il cronometro sta scandendo gli ultimi secondi. 7, 6, 5, è un derby alto. Segna, non sappiamo se è valido.